Questa scatoletta praticamente è stata stampata con una stampante Prusa. Il modello preciso è R2 Evo, viene realizzata in Italia da Nicola P ed è equipaggiata la mia stampante con firmware Marlin Cambra versione 412. La scatoletta, questa qua è una box mod, un box mod bottom feeder per chi mastica sigaretta elettronica e l'ho fatta per un carissimo amico. È stata stampata con un nozzle da 0,3 Lyre 0,2 mm e praticamente ho utilizzato il software Simplify 3D. Io non è tanto che mastico stampante 3D, sono circa 2 mesi, ma di poche cose sono ancora completamente sicuro, ma una di cui ci posso mettere la mano sul fuoco è che il software Simplify 3D è veramente un ottimo software per lo scopo. Indubbiamente possiamo discutere sul fatto che siano tanti 150 euro richiesti per la licenza, io però li ho spesi volentieri perché la stampante l'ho presa per usarla e di andare a utilizzare software craccati che comunque si trovano in rete non mi andava particolarmente a genio. Questa qui praticamente è in PLA. Il materiale nero è un RepRap World RRV, mentre l'argento è un 3D ML venduto sempre da 3D Maker Lab, quello che Nicola P, quello che produce la stampante. Praticamente io ho la mia stampante ha un doppio estrusore, ha un unico nozzle e due estrusori, e poi ho nel mezzo un flusso canalizzatore che mi indirizza il filo di stampa. Quindi ho fatto questo drago con praticamente di colore argento e il resto della box è nera. Inoltre, qua nel fianco, praticamente ho fatto questa incisione, chiamiamola così, che è profonda 0,3 mm. Nonostante sia così poco profonda, si vede veramente bene, che anche questo, vedete, è un drago. Indubbiamente, come avete già potuto immaginare, il mio amico è fissato con i draghi. Comunque, lo scopo di questo video era farvi vedere come Simplify crea i supporti. Questa scatoletta è stata stampata così. Fate conto che questo piano bianco sia il piano di stampa, è stata appoggiata così. Quindi lui ha creato dei supporti quassù, che c'è un foro, come vedete, e soprattutto ha creato tutta questa fila di supporti al 28% di densità, che praticamente hanno lo scopo di sorreggere questa parete quassù, perché come vedrete poi questa parete è vuota. E adesso andiamo a togliere questi supporti. Prima cosa li sblocco da entrambi i lati. Ok. In teoria andrebbero presi e schiacciati, però guardate la parete superiore. Arrivati a questo punto devo prendere le pinze gioco forza perché praticamente diventa più profondo l'incavo. Blocco tutti anche da dentro, se sono sicuro che. Vedete? A questo punto
completo il lavoro da dentro. Nero mi sa che con la webcam si vedrà veramente molto poco, peccato. Vedete, tutto perfetto. Andiamo a vedere la parte che realmente ci interessa. Come vedete, il profilo superiore è venuto nel complesso abbastanza bene. Il primissimo layer, se vogliamo, è un attimino calato, ma niente di drammatico. È comunque ben saldo e attaccato. Insomma, io prima di utilizzare Simplify per fare questo tipo di lavoro ho utilizzato Cura, ho iniziato a lavorare con Cura all'inizio e devo dire che, vedete poi dopo ci va questo sportello sopra, e devo dire che praticamente ho avuto diversi problemi, non tanto per la qualità del risultato finale, quanto per la rimozione dei supporti, di questi supporti qua. Praticamente ho provato tantissimi parametri, prove, esperimenti, tutto quello che volete, ma alla fine sono andato con Simplify 3D e ho risolto tutti i miei problemi. Ecco, i lavori vengono costantemente bene senza grossi problemi. Ciao a tutti.